È il 1° gennaio 2022. Io e mio papà, come di consueto, nell'ultimo periodo stavamo sbragati dopo cena a guardarci un po' le puntate del Castello delle Cerimonie e discutevamo, sai, dove andiamo? Andiamo da qualche parte, prima che torni in America andiamoci a vedere qualcosa, qualche città, qualche museo. Mentre guardiamo la televisione ci viene l'illuminazione: ma perché non ce ne andiamo al Castello delle Cerimonie? E così, di buona lena, la mattina dopo prendiamo la macchina e partiamo in direzione Napoli, più precisamente Sant'Antonio Abate, che è la città dove appunto si trova la Sorrisa, il Castello delle Cerimonie. Sì, buongiorno, salve. Senta, io la contatto in quanto volevo sapere se ho la disponibilità di camere per stanotte. Sì, ci sono. 100 euro. Poi volevo sapere se si può anche, insomma, mangiare da voi. Sì, tranquillamente, c'è il ristorante aperto, ci abbiamo pure un evento, quindi... Ah, alla grande, allora perfetto, intanto prenotiamo la camera. Coronella, esattamente, sì. Va benissimo, tutto a posto, ci vediamo. Andiamo alla Sorrisa. Andiamo da Donna Imma. Che bello. Andiamo da Matteo. Che cazzo è sto Matteo? C'hanno pure l'evento, ma ci andiamo a vedere pure un matrimonio. Però se non ci stanno Donna Imma, Matteo, è una giornata buttata. Dopo qualche minuto in macchina, un po' per ammazzare il tempo, un po' per passione, perché per chi non lo sapesse mi piacciono un sacco le canzoni neomelodiche, mi parte proprio la vena partenopea e inizia il concerto. Lo chiamammo e non rispondeva. Vai! Sulle mani! Ti l'hai fatto sospettare. Vai! Ha fatto innamorare sta semplicità. Tu 15 anni, ma sei già e dopo solo 2 ore di auto, eccoci arrivati a Sant'Antonio Abate. Siamo a Sant'Antonio Abate! E vai! Questa è la chiesa, quella là dove vengono sempre. Io ve lo giuro, cioè, stavo troppo fomentato perché rivedevo tutti i posti che si vedono nella serie, no? Quindi sembravo tipo un turista giapponese a Roma che fa le foto pure ai San Pietrini. È quello, è quello, è quello. È quello! Oddio! Oddio, che bello! Guarda! Guarda che bello, sembra sta Bel Air, te lo giuro. Oddio, oddio, è quello vero, Guarda le bandiere! No! Oddio, quella vera! E dopo qualche minuto, eccolo qui, in tutto il suo splendore, il castello. L'ho sempre visto sul grande schermo e adesso è qui. Cioè, è tutto vero. Guarda che spettacolo. Bellissimo. Sembro io il principe Bel Air, capito? Quando fa la foto fuori dal taxi, tutto eccitato. Che spettacolo, la cupola questa siete sempre. Troppo figo. Oh, vabbè. Qua dove tagliano, sì, è vero, qua dove tagliano sempre la torta. Spero troppo di incontrare Donna Imma, Matteo, oppure Zio Sabatino, o qualche personaggio della serie TV. Cioè, sarebbe troppo, troppo bello. Appena entrati andiamo subito alla reception a fare il check-in e io, con la faccia da culo che mi ritrovo, faccio subito la fatidica domanda. Siccome sono un grande fan della serie. Sì, sì, ma c'è stata Donna Imma, Matteo. Sì, tanti non l'hanno trovata sicuro. Chi, Donna Imma? Ma anche Matteo e Zio Sabatino. Matteo sicuramente lo trovate. E così, fatto il check-in, ci accompagnano al tavolo per pranzare. Grazie. Ci hanno fatto sedere nella sala del ristorante, questa è la tavola, e qui accanto c'è la sala, quella grande, dove fanno sempre vedere le cerimonie. Buono. Senti che bella salsa. Ci eravamo alzati per andare a prendere la camera. È venuto il cameriere mentre stavamo in piedi nel corridoio e ci ha detto: no, venite, venite, vi devo far assaggiare per forza la cassata siciliana che ha fatto il pasticcere. Adesso è buona buona, fresca fresca. Stiamo col giubbotto fuori, È proprio buono. Ci siamo tutti venuti a sedere a tavola perché non potevamo andarcene senza mangiare la cassata. Vedete Napoli, la veracità, vedo. La mangio, no, non mi piace mai, non la mangio mai, però è fatta a regola d'arte. Bene. La serie TV è fatta bene, però non è che poi, Zoglio, quando fanno le serie TV, poi vieni nei ristoranti ed è fa schifo, è solo bello da vedere nel film o nella serie TV. Invece qua è bello da vedere nella serie TV, divertentissimo, eppure è buono e bello nella realtà. E dopo aver pranzato, esserci alzati, poi ci siamo andati a risedere perché il cameriere ci ha detto: no, vedete mangiare la cassata, e noi, quando si mangia, non diciamo mai di no, finiamo davvero di pranzare, ci alziamo e andiamo un po' a curiosare in giro. Bellissima questa, questa è dove fanno sempre gli affreschi, no? Fanno le inquadrature. Che meraviglia!
Don Antonio con Sofia Lore, Don Antonio con Maradona, la maglia di Maradona, per Antonio Polese con tutto mio affetto, Diego. Che bello il bar, bellissimo, no vabbè il treno, che spettacolo, bellissimo, no, il cavallo di zio Sabatino, il trenino. E dopo aver curiosato quella ci portano alla stanza. Facciamo il tour della stanza, questo è il bagno, tutto un po' antico. Questa è la camera da letto, il balcone. Appena scendiamo le scale vedo un sacco di gente, poi sento un po' di confusione e mi chiedo ma che sta succedendo? Ma non è che sono arrivati Donna Imma, Matteo e i personaggi della serie? E infatti così era. Salve, come sta? La foto. Come no? No, un video in realtà. Da dove venite? Da Latina. Ma ieri sera volevamo andare a fare una gita e ho detto ma andiamo a Castello Donna Imma. Hai fatto bene, dai. Veramente onorata di averti qui a Castello. Io sono contentissimo. Ti devo fare gli auguri a lui. Il tuo nome? Valerio. Valerio? Sì. A Valerio, dal profondo del mio cuore, auguro 100 anni di felicità, sempre vissuti in buona salute e come il tuo cuore desidera. Auguri Valerio! Grazie a Nemma. Vedete le puntate? Io tutte. La sera, 3 puntate a sera. Tutte le sere, io me le vedo pure. La gente vedono molto le repliche. Passa proprio le patane a mezzanotte. Bravo. E lui fa, ma come a mezzanotte? Io qua vengo a fare il matrimonio a Nemma. Per forza, mo bisogna trovare però la moglie. Certo, tu sei un bel ragazzo. Grazie, Neymar. Non ti manca trovare una bella ragazza. Grazie. Io faccio matrimonio qua. Con piacere. Io passo Natale a vedere solo lei, Matteo. E devo dire è stato bellissimo, veramente due persone squisite, Donna Imma e Matteo. Anche qui non me l'aspettavo, ho detto sai, nella serie TV no, loro sono tutti gentili, carini, simpatici, perché stanno in TV e chiaramente devono fare bella figura. E invece vi assicuro, di persona sono ancora più gentili, più a modo, più spontanei di quanto già non lo siano nella serie TV. Che poi uno potrebbe pensare, sai, vanno trattato a modo, sono stati carini e gentili con voi perché comunque noi eravamo clienti. Invece no, viene tantissima gente che non è né cliente dell'hotel né cliente del ristorante, solamente insomma, per farsi una chiacchiera, per incontrare Donna Imma, Matteo e farsi una foto. E loro sono così, perché l'ho visto nei miei occhi, con tutti, anche con persone che insomma non sono clienti. E quindi c'è stato il lieto fine. Ho incontrato i personaggi della serie che desideravo troppo incontrarli, ho mangiato da paura, ho dormito benissimo, quindi vi straconsiglio di andare al castello. Prima di chiudere il video vi voglio chiedere scusa. Se dopo il video che ho fatto in cui prendevo l'aereo e mi trasferivo negli Stati Uniti, in California, c'è stato praticamente il vuoto qui su YouTube, non ho più caricato video. Mi dovete scusare un sacco. Mi sono dovuto ambientare in una nuova città, in una nuova nazione, in una nuova università, un nuovo metodo di studio e tutto quanto. Quindi è stato molto complesso e tutte le mie energie sono state convogliate per lo studio e per gli impegni, diciamo, di vita quotidiana. Perché sto facendo un master, che poi, insomma, vi racconterò, avrò tempo di spiegarvi. Però vi ho pensato un sacco e ho pensato, cazzo, girato un sacco di video che ancora devo montare, quindi comunque io ho girato i video. In più, tra 3 giorni, il 22 gennaio, riprendo l'aereo e ritorno in California perché appunto devo completare questo master. Ho ancora molti mesi negli Stati Uniti che mi attendono, quindi non vi preoccupate, mi dedicherò sicuramente allo studio perché è il motivo per cui mi trovo lì e non posso far finta che non esista. Però giuro, oltre a montare i video che insomma già ho girato in questo primo semestre negli Stati Uniti, girerò tantissimi altri video e gennaio, facciamo buoni propositi, mi impegno solennemente a caricare video con molta più frequenza. Vi voglio dire con cadenza settimanale, ma non voglio fare promesse che poi non riesco a mantenere, quindi diciamo che cercherò di caricare video con molta più frequenza qui su YouTube, ma non per qualche motivo, semplicemente perché ci tengo veramente troppo a YouTube, è il mio diario di vita. Niente, quindi restate sintonizzati, per qualsiasi cosa scrivetemi su Instagram, domande, curiosità, dubbi, cosa studio, cosa non studio, poi farò anche video dedicati, però se ci avete qualche domanda, qualche curiosità, qualche dubbio, il mio Instagram sta in descrizione, mi scrivete, siete sempre benvenuti. E questo è quanto. Scusate per l'excursus, ma veramente ci tenevo da morire a darvi delle spiegazioni. E niente, per oggi è tutto, ci vediamo in America e dite sempre sì alla vita.